Quindi bentornati, ritorniamo qui dallo Sbordone League Stadium Caposanrocco e la Gold che si gioca quest'oggi sono i Zeros contro la Gucci Gang. I ragazzi degli Zeros sono ancora a secco, 0 punti in classifica per i ragazzi in casacca bianca, mentre la Gucci Gang ha totalizzato 3 punti in questo avvio di campionato. Da sinistra verso destra ci sono... Attenzione qui! Ha segnato difensa! 1-0, stiamo leggendo le formazioni. La sblocca lui. Difensa. Diciamo da sinistra verso destra. Attaccano gli Zeros con Tavassi tra i pali. Edoardo Tavassi. C'è Palumba sulla destra. Poi Liccardo e Di Stasio. Cavaliere praticamente sull'area di centrocampo, esterno sinistro. Palladino, Izzo, Di Lorenzo ed Elefante. Sono loro quelli che completeranno l'attacco degli Zeros. Da destra verso sinistra invece c'è Smeraglia, difesa delle donne, Cecere, Longobardi, Mormile, Reininger, Cuzzaniti e Picucci a disposizione. Elefante lì a disposizione per invece i ragazzi degli Zeros. C'è qui la manovra offensiva di Lorenzo che non controlla. C'è laterale per la Gucci Gang. Pensa, prova lui, ha cerchiato Palomba, fa buona guardia, palla sul fondo, c'è Tavassi che riprende con i piedi, scaricando subito per la Pasha. C'è ora Palomba, porta lui, palla a Cavaliere, fuori delle donne, laterale per i Gucci Gang. Ripartono subito con difesa, l'autore del primo gol ritorna subito Izzo, giusto? Chiedevamo qui alla panchina allungata. Ragazzi, Izios, c'è anche lì quel bel ragazzo di Iommelli, si nasconde. Tanto qui c'è fondo. Apash prova lui a gestire questo possesso. Si torna da Tavassi. Ora Palomba. Diros quindi in svantaggio al momento, la classifica live vede Izios ancora a 0, mentre la Gucci Gang a 6, quindi più 6 il gap tra le due formazioni. C'è di qua Di Stasio, anzi no, non è Di Stasio, era Cecere. Palomba, il lancio è lungo, a cercare Di Lorenzo, a sponda di testa per Izzo. Parte ora delle donne, Sbilenco qui. C'è cambio, entra Picucci ed Elefante a discapito di... Non si sa chi esce nei Zeros. Sì, esce. Ah sì, è uscito lì giù Di Stasio. Parte Izzo. Palla a lui. Torno da Palladino. Palomba pensa un attimo al tiro, poi ci ripensa, si va da Di Lorenzo. Palla centrale per Fuerte Apash. Dribbling, palla sul sinistro. Palla dentro. Elefante non ci crede. Ho dimenticato di menzionare Cuzzaniti che è uscito per Picucci, che qui subisce una carica, ma lancia lì Reininger. Non c'è fallo, attenzione, che gol che ha fatto Picucci! Mamma mia! Sì, l'uno! Golasso! 2-0! C'è punizione dal limite, ancora Picucci, autore del gol fantastico che porta la Gucci Gang a 2-0. Sorride delle donne. C'è lui sul pallone. C'è Tavassi che stiamo alla barriera, Mormile ad allungarla. Palladino, Izzo e Mormile in barriera. Praticamente. Parte Picucci. Va lui! Palla a lato. Palomba. Si va di qua per Di Lorenzo. Palladino. Palla a Cavaliere. Va lui. Forse subisce fallo Cavaliere. Non c'è fallo. Difensa. Palla che non esce. Mette tutti d'accordo delle donne sparando direttamente sul suo avversario. Reininger prova il numero di Lorenzo. Fa buon contatto. Poi Palladino gestisce palla. Tunnel via. Non si concretizza. Palla lungolinea. C'è Reininger che allunga la palcata. Ottima la chiusura di Marco Palomba. Che mette la palla in fallo laterale. Battuta già. Palladino alza la gamba. Poi Reininger. Palla addosso a me. Tanto qui si scherza e si ride, ma la vostra squadra sta perdendo 2-0, quindi non saprei
su cosa scherzare. C'è Di Lorenzo su questo pallone. Palla dentro a Dizzo. C'è Reininger, sbagliata qui. La palla per Picucci con Cavaliere che sbaglia anche lui. Mormile, dribbling secco. Zona tiro per lui. Mormile, deviato, calcio d'angolo. Palla dentro, passa. Di Lorenzo può partire. Attenzione al contropiede. Liccardo dall'altra parte. C'è delle donne che fa la finta senza pallone. Poi si ritorna da Reininger che sbaglia. Ma riprende Di Lorenzo. Anzi no, non è Di Lorenzo, è Izzo. Cavaliere. Gestisce da lì. Eccolo ora Izzo. Dribbling. Zona tiro per lui. Si scarica per Palomba. Il movimento dentro è di Izzo. Palla dentro, Elefante si avventa sul pallone. Poi c'è fondo, paratona. Cavaliere, direttamente all'angolo. Palla brutta. Ma Di Lorenzo la gestisce. C'è fallo, forse difesa, si prosegue con il vantaggio. Di Lorenzo prova le finte direttamente sul corpo del suo avversario. Quindi con le mani ora Di Lorenzo, palla dentro. E poi Liccardo. La spara alta. Lungo di Smeraglia che non trova preparato Picucci, si accascia a terra. Attenzione qui alle palle perché Cavaliere dà una pallaccia a Palladino. Eccolo qua Izzo, taglia tutto il campo e si va ancora da Palomba che ha toccato tanti palloni. Picucci senza fallo, riparte lui, raddoppio, Picucci va sulla velocità, Picucci incrocio, mamma mia palo. Questo diagonale di Picucci ancora una volta pericolosissimo. Picucci della Gucci Gang. Palomba, Reininger da terra, delle donne, il lancio è lungo, Cavaliere di petto. Mette palla ancora tra i piedi di delle donne. Attenzione a delle donne, doppio passo. Poi Palladino senza fallo, si riparte, Liccardo, ancora lui. Dimentica il pallone, poi va via con un numero. Palla a Palladino, palla sul destro, Palladino! Smeraglia! Palla morbida per Liccardo, che non aggancia. Si è fatto male, Izzo. Mormile, male qui. Palla Palomba, no, ma non è in gioco il pallone. Cavaliere, pallaccia per Izzo che palleggia. Poi va via Izzo, numero Izzo! Atterrato, non c'è fallo. Picucci la sbatte sulla sua schiena. C'è ancora Palladino. C'è ora Di Lorenzo. Palla dentro per Elefante. Dribbling secco. Calcia Liccardo. Elefante aveva conquistato un ottimo calcio di munizione. Sprecata qui l'occasione per i Giros di portarsi a meno uno. Di Lorenzo, morbido, a cercare la testa di Palladino, non arriva all'impatto col pallone, in ogni caso è rimessa laterale per i Giros. Cavaliere ora, dentro, palla a strisco dell'ata ancora una volta, poi Izzo, delle donne, ancora Izzo, va in mezzo a due, delle donne protegge e va via, lanciando, forse c'è fallo, no, attenzione a Picucci, appoggia lì per Reininger, lungo linea, la palla va direttamente per Tavassi. Palladino gestisce ancora lui il possesso, vince il contrasto, poi fallo di mano di delle donne. Segnato Palladino, l'abbiamo perso perché il gioco era fermo, non c'era il fischio dell'arbitro, nessuno si frappone fra il pallone e la porta, il portiere metteva la barriera ma Palladino la insacca. 2-1 quindi svarione dei ragazzi Gucci Gang. Picucci dice lui, palla uscita di Stasio per Di Lorenzo, mentre entra Cuzzaniti per Reininger. Attenzione qui, la rimessa per i Giros. Palomba, palla lì, Longobardi mette fuori, attenzione a Picucci, manovra proprio lui, palla dentro, Cuzzaniti, Cuzzaniti, l'ha toccata Tavassi, no, l'ha divorata Cuzzaniti. Palladino, lancio lungo, Cuzzaniti ancora una volta pronto a ricevere il pallone, scarica lì per delle donne, morbido per Mormile, non buono il controllo, riparte Elefante,
scontro. E da terra lì Elefante commette fallo. Quindi sarà punizione a due perché gioca da terra. Dall'altra parte si va Palomba, diagonale. Ottima. Palladino ora molto basso a ricevere palla. C'è proprio Palladino. Lancio per Palomba. Ancora Palomba. Sull'out di destra. Palla che esce. Sfortunato nel rimpallo. Perché la palla gli carambola sul corpo. Bravo, bro. Palla ora a Izzo. Arma il destro. Palla che carambola prima su Cuzzaniti e poi su difesa. Si riparte Picucci con le mani di Stasio. Alza il campanile. Poi Riccardo. Ottimo lo stop. Cuzzaniti combatte. Eccolo Riccardo. Va via mezzo a due. Cuzzaniti ora. Difende palla in mezzo a due. Cavaliere è un mastino. Palla dietro per Elefante. Subisce una carica. E fallo. Non si concretizza il vantaggio. Punizione da ottima posizione. Per uno come Palladino, va lui a prendersi il pallone. Posizione dalla tre quarti per i Giros. E questa la palla che può portare il gap a zero. Ricordiamo il punteggio è di 2-1. Parte alla Pascia, diretto in porta. Smeraglia come può. E poi pulisce delle donne. Ancora in avanti i Giros. Laterale con Cavaliere che batte subito. Per nessuno. Poi attenzione qui al controllo. Poi al tiro. Sia di testa che di piede di Palladino. La palla è sul fondo. Picucci l'aggancia non bene. Poi Palladino mette palla in fallo laterale. Si andrà da difesa. Attenzione a Cuzzaniti. Palla dentro. Cuzzaniti ancora sull'out. Va via dopo due contrasti. Ancora Cuzzaniti. Cuzzaniti deviata. Si avventa difesa. Poi Tavassi la ingoia. Izzo subisce un paio di falli. Poi si va da Cavaliere. Tiene palla in campo. Ancora Cavaliere con delle donne che subisce due volte una carica. Non fischia l'arbitro. Palla che passa. C'è Picucci. Ritornati già i Giros. Ora Picucci, dribbling su Di Stasio. Fa buona guardia Di Stasio. Picucci si accontenta della rimessa laterale. Ancora ottima l'uscita dei difensori degli Giros che hanno preso lo svarione su entrambi i gol. Anzi no, il primo gol è un golasso di... cioè il secondo gol è un golasso di Picucci. Il secondo difensa da solo praticamente. Cuzzaniti non bene. Ancora lui però. Parte lui, subisce un fallo, ancora Cuzzaniti, palla dentro a Picucci. Prova il no look, attenzione alla fuerte Apache, ancora Apache, Palladino, Palladino! Smeraglia! Poi Cecere, pulisce in fallo laterale, si era acceso fuerte Apache. Tomba, con le mani, si muove dentro, Elefante. Cecere mette fuori. Palla che è uscita, forse era già uscita, era uscita già prima. Signore di gara dice di no. Attenzione a Riccardo, prova lui ad andare direttamente sul plus. Riccardo, palla sul fondo. Anni di Lorenzo in, esce invece Guido Cavaliere, anzi no, esce Riccardo, esce invece Longobardi per fare entrare Giovanni Reininger. Smeraglia per delle donne che pensa al lancio, lo effettua, buono l'aggancio di Picucci che combatte, ancora Picucci. Palla dietro a Mormile, poi Di Stasio esce, petto in fuori, mette palla in out. Difesa, combatte con Palomba, difesa di sinistro, palla altissima. Eccolo Izzo, riporta lui, lancio lungo a cercare la Pash. La palla è lunga. Smeraglia, lancio lungo, Picucci, spizza. La palla è troppo lunga per difesa. Palomba, pensa al lancio, lancio lo effettua. Buona la palla, Cecere. In copertura. Palomba. Izzo combatte con difesa, ancora Izzo. Ancora Izzo sull'out di destra, Izzo sul fondo. Poi Mormile, palla che termina sul fondo. Perché Izzo caparbiamente ha provato a vincere il contrasto contro Mormile, sfortunato qui nel rimpallo. Quindi Smeraglia andrà lungo forse. C'è
c'è lo stop time out perché si è rotta la scarpetta di Izzo. Minuto, chiama il signore, poi delle donne, malissimo, malissimo qui. Regala palla ai ragazzi degli Zeros. Va Cavaliere, delle donne mette fuori, Reininger con molta calma. Poi Di Lorenzo mette palla in out, mancano 30 secondi e l'ultima azione del match. Ecco Picucci, Istasio marca d'uomo, Picucci si gira, Tavassi con i piedi e poi ancora Reininger che calcia, Picucci, ancora Tavassi. Palla giocata vicino tra difesa e Reininger. Di parte Riccardo, fallo di mano, forse sì. Sì, è fallo di mano, punizione a due, da ottima posizione. Iommelli non può mai segnare all'ultimo secondo. C'è Mormile, la posizione a due, anzi no. Va Mormile diretto in porta, Tavassi in angolo, finisce il primo tempo, risultato di 2 a 1, conducono i Gucci Gang. Nel secondo tempo, attenzione, al golasso! Che gol che ha fatto Izzo! La riprende lui, 2 a 2! È appena cominciato il secondo tempo, magia di Izzo! Che gol! Riprende il match con lancio di Smeraglia che va lungo da Picucci. C'è difesa ora, zona tiro, arma il destro! Palla che rimbalza proprio davanti Tavassi. Quindi guizzo del portierone degli Zeros che non ha colpe su nessuno dei gol. È vicino, la che termina fuori dopo il tocco maldestro di Reininger. Cecere, difesa, combatte con Paladino. Eccolo lì Izzo, palla che carambola su Cecere e ancora laterale per gli Zeros con Gianni Di Lorenzo che ha la palla tra le mani. Taglio di Riccardo, c'è lì invece la pascia, Riccardo una sponda, poi Running fa buona guardia, ecco Cuzzaniti, riparte lui, fisico, lo scontro con Izzo, palla che termina in fallo laterale, con la palla, che andrà a battere Palomba, già battuto, eccolo Izzo, il campanile altissimo, Di Lorenzo alla grande per la pascia, palla ancora lunga, c'è Riccardo che scodella in mezzo con delle donne che sottovaluta la velocità dell'attaccante dei Zeros. In ogni caso è laterale per i Zeros che stanno guadagnando terreno. Eccolo Lombardi, mette fuori. Eccolo anche Izzo, Picucci contrasta e va alla grande. Prova ad andare via Picucci, subisce la carta, anzi no. Eccolo l'elefante, eccolo Cuzzaniti. Parte lui, Cuzzaniti, palla dentro per difesa. Laterale. La, fallo laterale. Vediamo il punteggio della partita precedente con l'Lipsia che arresta la corsa del Partizan Belgrado. L'Lipsia che infila questa vittoria. Eccolo la Cecere, palla a difesa. C'è invece Longobardi. Riccardo mette il piedone. Picucci di petto. Prova ad andare senza fallo di Stasio. Attenzione a Cuzzaniti. Lancio in lungo. Attenzione all'elefante. Smeraglia. Delle donne. Cuzzaniti. Il dribbling. Fallo di mano. È involontario. Eccolo delle donne. Palla Giovanni Reininger. Si stende. Izzo. Ma recupera palla alla fine. Eccolo là. Izzo. Spalla e spalla. Da fallo, segno di gara, a mio avviso non c'era nulla, batte subito, ecco la pascia. Il tacco è per Palomba, contrastato da Reininger, ancora Palomba, palla che non esce, non esce manco ora, la recupera delle donne, palla per Cuzzaniti, difesa troppo morbido tra i piedi di Fuerte Apache, laterale per i Zeros. Eccolo Fuerte Apache in mezzo a tre, ancora la Apache, contrasto con Cecere, poi Di Lorenzo, calcia, allora termina in fallo laterale, Palomba è già sul pallone, batterà questa rimessa con le mani, diretto, lunghissimo per Riccardo, la gancia è buono, troppo lungo, copre in ogni caso delle donne. Raglia va lungo, cercare Picucci, lo stop non è degli ottimi, Palladino mette per Elefante, Elefante controlla male, Cuzzaniti recupera. Delle donne, lancio in lungo per difesa
che dà un po' di profondità alla squadra, ma la palla è troppo sul fondo. In ogni caso difesa controlla, e poi Picucci due volte in surplus, e con la difesa c'è in mezzo Cuzzaniti, la palla già fuori, già battuta. Eccolo Palomba, ma proprio lui lungo linea, ancora Palomba, calcia lì per Elefante. La Pasci controlla male, non ce l'aspettiamo da lui questo flop. Divorata la palla gol per i Giros. Smeraglia, il lancio è lungo, cercare ancora Picucci, c'è ancora Fuerte Apache. Palla è lunga, si avventa Reininger, palla a Picucci, ruletta di Picucci, vantaggio non concretizzato, c'è punizione dalla tre quarti per la Gucci Gang. C'è Picucci sul pallone, barriera 2 per Tavassi, vuole vedere partire questo pallone. Parte Picucci, diritto in porta, palla deviata da Di Lorenzo, calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto male dalle donne, che fortunato nel rimpallo. C'è Cuzzaniti di testa, palla sul fondo. Palomba, il lancio è lungo, a cercare Di Lorenzo. Lorenzo sbaglia il passaggio con Reininger che recupera. Eccolo Cuzzaniti. Delle donne. Vediamo se fa una finta a vuoto. No. Lega la palla però a Izzo. Eccolo Palladino. Prova Liccardo ad andare via. Liccardo senza fallo Reininger. Cuzzaniti. Poi Di Lorenzo recupera la palla. Palla dentro. Va fuori Lombardi. Poi Palomba. Cerca di combinare un pasticcio. La Tavassi prende pallone con molta calma. Il cambio di là per la Pasch. Poi Lombardi, delle donne, alza questo campanile. Picucci, stop non perfetto. Forse fallo. Picucci combatte ancora. Palla sul lato di destra. Picucci, c'è fallo. Munizione, fallo plateale di Izzo. Ancora Picucci sul pallone. Direttamente in porta di Stasio. Poi delle donne. Poi Gianni Di Lorenzo, palla che non esce perché c'è Liccardo, ancora Liccardo atterrato da Lombardi, c'è fallo. Lorenzo sul pallone, i Giros praticamente due in area, coppiamenti perché ci sono due in area dei Giros, due in area della Gucci Gang. Parte Di Lorenzo, diretto in porta, difesa. Palomba, va lì per Liccardo che prova a sorprendere tutti di tacco. Palla direttamente in fallo di fondo. Sì, fallo di fondo. C'è difesa che contrasta l'avanzare di Lorenzo. Riccardo! Giovanni Reininger si immola. E poi Cuzzaniti senza fallo. Ancora Liccardo, palla dentro. Smeraglia. Prima stop, poi prende il pallone con le mani. Portiere senza guanti, ricordiamolo. Ci è sembrato abbastanza pronto per affrontare questo sbordone League. Eccolo Smeraglia, ancora a gestire palla. Chiede il movimento di difesa. Il lancio è per lui. Palomba di testa. La Pasch mette ordine, giocando per Palomba. Anzi no, c'è Izzo. Eccolo Palomba, palla dentro. Era buono il suggerimento di Marco Palomba, ma Liccardo non crede nelle proprie potenzialità. Palla che finisce sul fondo. Esce Liccardo, entra Elefante. Cambio soltanto di attaccanti praticamente. Eccolo Gianni Di Lorenzo, va via solo per un secondo a Reininger, che allunga lo zampone e mette palla disponibile per delle donne che sbaglia il controllo. Cuzzaniti, ecco Fuerte Apache, prova ad accendersi, punta Mormile, poi palla dentro per Di Lorenzo che sbaglia l'appoggio per Elefante, che è andato a guadagnare la corsia sinistra. Palla fuori Mormile. Cuzzaniti in mezzo al traffico delle donne, suggerimento sbagliato per Picucci, sbagliato anche la caccia di Palomba. Eccolo Reininger, ora Picucci in mezzo a due. Picucci commette un fallo, ma c'è un vantaggio che non si concretizza. Giovanni Reininger per difesa, mette palla in calcio d'angolo. Palomba, sono pronti ragazzi dei Gucci Gang dentro, con difesa che batte Tavassi, lancia Di Lorenzo, c'è lungo linea, Fuerte Apache, parte lui,
La Pasce c'è in mezzo all'elefante che scivola al momento dell'impatto. Ancora un'occasione gettata dall'Ortiche. Rammarico per i Capros. Anzi no, quali Capros? Per i Ziros. Ora Cuzzaniti. Delle donne, finta il tiro. Poi scarica per Lombardi. Cuzzaniti di testa. C'è Picucci. Poi Palomba. Aspetta sul fondo. Reininger. Cuzzaniti sbaglia il controllo e fa partire Fuertapasch, ma Lombardi esce alla grande. Ora Reininger va via a Di Lorenzo. Fuertapasch mette palla fuori. Sì. C'è un piccolo litigio, bisticcio tra Reininger e Palladino. Ammoniti entrambi forse? Sì. No, ammonito Palladino. Palladino, palla lungo linea per Izzo. Prova ad andare via. Delle donne, lo contrasta solo col fisico. Gianni Di Lorenzo sbaglia l'aggancio. Poi contatto con Giovanni Reininger. Senza fallo. Laterale Cesare. Con le mani Palladino. Buono il tocco per Elefante da parte di Liccardo. Elefante mette in mezzo, palla arretrata Di Lorenzo, poi Liccardo. Sombrero a Reininger. Ancora di Liccardo. Palladizzo. Cuzzaniti mette tutti d'accordo, prendendo palla e scaricandola per Mormile, ma Cavaliere in estirata mette palla nei piedi del suo difensore Di Lorenzo. Eccolo Izzo, zona tiro per lui. Arma il destro, l'ha tolta dall'incrocio. Delle donne, calcio d'angolo. Cavaliere, palla arretrata per Izzo, in mezzo a due, senza fallo Picucci. Cavaliere, palla dentro, Liccardo di un soffio alta. Ancora 2-2, situazione di pareggio che perdura nel secondo tempo. Cavaliere vince il contrasto con Mormile, ma la palla è ancora della Gucci Gang. Si è fatto male Izzo. Riprende delle donne. Mormile va via, mezzo a due, Mormile. Mormile spara sulla difesa di Lorenzo. Lancio in lungo. Cesare, poi Palladino. Controllo di testa e via. Ancora Palladino. Ecco la Pasch. Scivola poi Palladino, recupera palla. Lombardi senza fallo. Eccolo Lombardi. Si trascina palla da solo fuori. Izzo. Palla di Lorenzo. Questa Pasch. Palla deviata. Ancora laterale per i Giros. Rimane il rammarico di questo secondo tempo per entrambe le squadre che hanno avuto tante occasioni per portarsi in vantaggio. Di Lorenzo, palla dentro, va diretto in porta Liccardo. Palla in angolo Di Lorenzo, palla che svetta. Attenzione lì, contatto Cesare. Colpo alla testa. Sono 3 minuti di recupero da ora. Signor Yuri Romano si lamenta perché facciamo tardi come sempre, ma siamo sempre in diretta qui dallo Sbordone League Stadium. Riparte ora Mormile, c'è Picucci, mezzo a tre, Picucci senza fallo, Palladino, ancora Picucci, Di Lorenzo ruba palla, eccolo Di Lorenzo, Elefante, poi Lombardi, Di Lorenzo Caparbio, Di Lorenzo palla a Liccardo, si stende Smeraglia e delle donne in rovesciata, innesca Mormile, Cavaliere, ancora Mormile, Palladino, arma al sinistro, palla altissima. Tutto pronto per Capros, Crystal Palace, bordo campo i ragazzi del prossimo match. Con Merenda che fa gli sono scostumato. Mancano 2 minuti al termine del match, ricordiamo il punteggio di 2-2. Partita si è accesa sin da subito. Eccolo Smeraglia, il lancio è lungo. A cercare Mormile, Cavaliere di testa, Tavassi la ingoia. Riparte subito, Cavaliere un po' di campo. Non aggancia, palla sul... rimessa laterale, poi di... delle donne per Picucci. Palladino, ancora lui, eccolo Pasch, Palladino può pensare al tiro, poi ci ripensa, palla dietro Reininger con calma e poi Cesare deve mettere in fallo laterale con Di Lorenzo che andrà con le mani a cercare probabilmente Elefante. Salta la Pasch, palla che resta lì, c'è fallo, non si sa se in attacco o in difesa, palla sul fondo. Smeraglia, il lancio è lungo, intanto consultazione, silent check dell'arbitro,
pensava di un rigore che non c'era. Eccolo di Lorenzo, parte lui, Picucci lo contrasta, Reininger mette palla nella zona di Picucci. Eccolo Picucci, prova ad incrociare, palla sul fondo. Tavassi lungo, Liccardo con lo stinco, prova a servire Elefante, allaccia Lombardi, ora Cuzzaniti, poi Izzo. Palla che termina in fallo laterale, già ripartiti, Mormile di testa per Reininger, palla a Picucci, Picucci, palla altissima, è l'ultima azione di questo secondo tempo. Ecco Tavassi, delle donne la tocca, è l'ultima questa invece, palla dentro, Di Lorenzo, Di Lorenzo c'è Palladino, Palladino spara alto, finisce così, 2-2, i Giros recuperano i due gol di scarto contro la Gucci Gang, ma non vanno oltre, pareggio. Siamo qui al termine della partita che ha visto pareggiare le due formazioni di Giros e Gucci Gang. Siamo qui con il capitano dei Gucci Gang e l'autore di una prestazione autorevole, Picucci. Eurogol per Picucci, palla che scende, poi ha calciato un destro Ciluro. In ogni caso vorrei due parole, un commento a caldo sulla prestazione dei due ragazzi che comunque hanno subito due gol e non ci sono andati oltre pareggio. Non parlare sotto la... Siamo stati anche un po' sfortunati perché abbiamo subito il secondo gol da centrocampo. Però una bella prestazione. Ha segnato delle donne da centrocampo. Disattenzione madornale anche... la vostra che si sa quando è punizione ci si mette davanti al pallone. Delle donne, qui abbiamo il capitano di questi Gucci Gang e il quarto punto che infilate, siete in classifica, praticamente a metà classifica. Come abbiamo detto, il vantaggio l'abbiamo gettato alle ortiche, ma dove possono arrivare i Gucci Gang? Noi puntiamo in alto. In alto che intendiamo? Tra i playoff. Tra i playoff, quindi entrare nei playoff, quindi non è altissimo. In ogni caso noi salutiamo i ragazzi della Gucci Gang e facciamo un grande bocca al lupo a Picucci e delle donne. Ciao ragazzi.